Furlan dice anche per lei una consolidazione ormai finale, siamo arrivati proprio al sgoccio di questa campagna elettorale, la campagna elettorale che lei ha portato avanti in maniera molto casa per casa. Sì, è l'unica alternativa per chi non ha mezzi economici per poter fare campagne mediatiche, gazebo e altre iniziative che hanno un certo costo. Pertanto, con la scarsità di risorse, l'unica cosa è puntare sul volontariato, sulle persone che si adoperano per portare appunto casa per casa il materiale elettorale. A questo non ci sono alternative. Per rendersi un po' visibili è l'unico modo. Senta, lei parla di, appunto, di campagne elettorali con pochi risorsi, però è anche vero che la coalizione guidata da Roberto Di Piazza e quella guidata da Roberto Cusolini alla fin fine hanno fatto la gara in Piazza della Borsa per chi aveva il gazebo più grosso, però alla fin fine sti gazebi erano sempre svuoti. Ma sì, il che può essere controproducente, perché se tu hai un gazebo che però poi non è frequentato, non è pieno, non hai iniziative che riempiano quel contenitore, è quasi, quasi negativa la cosa, diventa controproducente. A parte che secondo me tutte queste cose non servono, secondo me i cittadini premiano chi per 5 anni si è speso per migliorare la città, non per chi ha fatto una campagna mediatica migliore nell'ultimo mese. Senta, se non riuscite a fare neanche un consiglio comunale, qual è il rischio per tutte quelle parti, non solo della minoranza slovena, ma anche quelle parti dell'altipiano? Chi potrebbe essere eletto dal PD potrebbe garantirli? Oppure c'è il serio rischio che verrebbero mangiati vivi appunto dai colossi dei 100 città? Ma obiettivamente potrebbe essere un pericolo che non ci sia alcun consigliere che difenda gli interessi delle periferie e dei borghi carsici. Secondo me, chiunque vinca queste elezioni non può permettersi che per altri 5 anni praticamente non si intervenga, su quelle zone della città. Va bene per puntare sul turismo, abbellire il centro storico, il Salotto Buono, però la stragrande maggioranza dei triestini vive nelle periferie. Pertanto, in questi 5 anni la grossa parte dei lavori pubblici devono essere dedicati a quelle zone della città dimenticate finora. Facendo magari una battuta, possiamo dire magari turatevi il naso, anche se magari Istocco non è proprio la parte che più preferite, però almeno è uno dei pochi che può garantire una certa situazione, se non altro per l'altipiano carsico. Ma io cerco di guardare oltre, ovviamente ho una particolare attenzione per quelle zone perché è il nostro bacino di voti naturale, però ritengo che le politiche che portiamo avanti non si differenziano in base a dove uno vive, ma in base al reddito di una persona. Noi puntiamo a garantire certe risorse a chi non ce la fa ad arrivare a fine mese.